è mostrante. Probabilmente, anzi, è sicuro che il vantaggio nel matchup ce l'ha Lucas, che può camperare benissimo, benissimo Ganondorf. Sì, c'è un po', sta un pochino scattando, c'è il computer che sta perdendo un po' di frame. Mettiti pure le cuffie. Dobbiamo... raga, sono ancora dentro il torneo. Stai modificando? Sì. Ah, con Derde, ci siamo già stati un pochettino. Riprendiamo la nostra chiacchiera. Com'è andata? Hai giocato già? Di nuovo? Sì, ho giocato contro, contro Francesco. Ed è andata? Ho vinto 2-1. 2-1? Pesante, sì. Immagino. Sì. Era Zelda Mane. Sì, era un Zelda Mane, ma che sapeva giocare. Io non ho mai visto uno Zelda. Ma parliamo piuttosto del matchup. Ganondorf è molto, molto. Ganondorf Lucas? Sì, è molto, molto. Che bella partita, mai vista. Sì. Non che con Gandalf si possa vedere molto, è molto giocato, però la pezza. Possiamo lasciare anche così, cancella i punti. Sì. Ok. Ora che abbiamo già fatto la grafica. Sta pressando già tantissimo, eh? Bazook. Attenzione, ci rivediamo. Continua un Gandalf che ha provato. Stage. Tutta certo. Un'altra storia, a differenza delle altre partite. Esattamente. Cioè. Purtroppo il matchup è molto molto brutto per Ganondorf, come già detto ormai. Però ha iniziato, dai. Sono quei danni che servono per recuperare. Esatto. Giusto che le differenze delle percentuali dei danni sono quelle che sono. No, in realtà adesso è anche abbastanza even più o sì, meno. Sì, siamo alla pari. Si potrebbe definire così. Esatto, vediamo uno spam di PK Fire ovviamente per tenere Ganondorf alla larga, che non ha molte opzioni per approcciare. Soprattutto in questo matchup. Però abbiamo molte altre. Qui abbiamo una player morto, la Dead Mother Combo. Bazook con il a predictare il TI, anche lui di qua un chiaro facente. Esatto. Non ha da negare. No, non è tanto a predictare, ma in realtà è molto a reazione. Puoi benissimo reagire alla DI avversaria. Beh, che comunque. Sì, che comunque è un ottimo pregio. Un ottimo pregio. Non è assolutamente così facile. Vediamo un Fair di Ganondorf. Mette in Edge Guard in situation Lucas. Si salva con la presa. Oddio mio, il predict assurdo. Esatto. Anderson si fa sempre rispettare su queste cose. Esatto. Non da negare. Riesce a leggere l'avversario. Come se. Sì, certo. Riesce a leggere l'avversario come se non fosse niente. Sì, bio 5. Bio 5? Sì, test of 5, pensamento forte. Ha cercato una full combo, non è riuscito ad andare purtroppo. Vediamo un pochino di... È pesante la possibilità della Ganondorf. Sì. Soprattutto... Penso di più dalla parte di Anderson. Sì, Ganondorf è assolutamente svantaggiato. Deve proprio giocare tranquillo. Infatti guardiamo come è messo anche il tempo. Deve giocare molto calmo e deve giocare con molta pazienza Ganondorf. Deve prendere moltissimo. Perché è frizzo, non so se sia stato. No, non è. Credo che fosse un misclick, però era anche un semi bait. Sì, spaventa perché non te l'aspetti, giustamente. È difficile che tenga un punto sì. Certo. Senza una parola molto più tranquilla. Sì, è. Intanto vediamo un po' di neutral con Ganondorf che cerca di prendere sì, Pike Ace. Quella presa. Mamma mia. Continua. Ha avuto il suo momento di rimonta. Abbiamo una ma morte. Ma no. Bravissimo. Abbiamo una morte certa purtroppo, anche perché Bazook è un mago a leggere la DI. Bella partita però. Molto lenta quanto entusiasmante. Pulita. Sì, molto pulita. Qui purtroppo cioè, possiamo denotare... Direi che qualcuno di loro due ha sbagliato e non è fattibile. Sì, purtroppo qui il matchup è orrendo. Come già ripetuto mille volte, Ganondorf deve soltanto sempre fare perfect shield e cercare di raccorciare le distanze. Fare mezzi salti, comunque sì, deve riuscire sempre ad accorciare pian piano, cosa che di sicuro Bazook sa. Esatto, e infatti non è facile per niente. Iniziato subito da parte di Anderson. Esatto. Che ha un nome che secondo me mette a difficoltà. Sì.
sì, ha avuto difficoltà perché era molto concentrato. Bando scusanti. Certamente. Vediamo un Dawn che non prende stranamente. Sì, lei si sta cercando di avvicinare in maniera molto più drastica, Sì, ma è anche da notare lo stage che è Smashville ed è molto più piccolo, perciò le distanze non possono essere chissà quanto grandi a differenza di stage come... Anche le rovine erano un ottimo pick su certi fattori, tranne che per le prese di Lucas. Certo. Sì, è un'ottima scelta. Sì, sì. Probabilmente avrà scelto... avrà bannato questo. Battlefield Bazook. Beh, Battlefield penso che sia più grande, sai? Non ne so molto di distanza di stage, non mi sono preparato. Più o meno uguale, non è tanto quello. Oh, no, brutto. Se l'ha mangiata, la pressione. Taunt! Taunt! Attenzione! Mamma mia! Forse vediamo una Taunt to get bodied e infatti... Sta quindi... punendo! Oh, no, mani magiche, attenzione! Beh, ce li ha in effetti, caro! Già. Nulla da negare. Una delle mani magnetiche più forti del gioco, secondo me. E giustamente, anche per la recovery è molto non più spettabile. Sì, sembra una delle scelte più corrette. Un Dawn Smash che racca danni, è anche abbastanza... Sì, sta cercando di finire molto più velocemente. Possiamo vedere anche dal tempo le percentuali che sono cambiate. Prima era addirittura... Stock! Mamma mia! Brivido da parte di Bazook in questo caso. Kill? No. Ce l'ha fatta. Probabilmente non penso si aspettava... Penso che sia stato uno dei primi, eh. Mamma mia! Di pochissimo. Sinceramente... Oh, bellissima tech da parte di Anderson. Perfetta. È un gioco... solo di quelle partite dove non ti puoi lamentare dei play. Esatto. Ma poi in generale Anderson è un giocatore con tantissimo. Folle, ignorantissimo. Bravissimo. Giusto card. Attenzione, il disrespect anche. Veramente. Oh, io ci rimango. Non riesco a commentare velocemente perché. Perché la partita in sé è veramente emozionante su ogni punto di vista. Esatto, è totalmente... Quella spike, ti giuro, mi ha lasciato a bocca aperta. Già. Io vedete come facevo. Purtroppo qui... Purtroppo, anzi, è stata una bellissima giocata, secondo me. Uno dei game migliori di questo torneo fino ad ora. Non posso negare. Una totalmente cambiata la situazione. Sì, cioè siamo passati da un terreno dove... Zoppicava Ganondorf fino ad uno dove zoppicava Lucas. Chissà cosa sarà la terza. Esatto. Cioè la Bo5 si goderà a pieno, secondo me. Esatto. Sarà uno di quei pochi match che quel Dawn B special. Non so come dire, perché Dawn B special mi sembra. Attenzione, qui sembra una read di F-Smash, ma non ci riesce. Anche per il fatto che la mobilità era di Lucas durante l'airdrop è molto alta. Ma bellissimo spot dodge a evitare il side di Ganondorf che l'avrebbe raccato danni molto in fretta. Sì, il calcetto l'ha aiutato a recuperare. Esatto. Sicuramente Lucas voleva... tenta la read! Come tutte le altre partite. Sì. Tenta di continuare col Becker Bazook, ma è quello smash. Aveva letto la roll, ma l'aveva letto troppo presto. Per quanto possa essere sbagliato fra virgolette, Anderson mi sta sempre sorprendendo. Sì, sì. Partite ma... contro l'Orex. Neanche la nomino come una partita. Si resetta la partita, ragazzi. Si resetta la partita. Si resetta totalmente. Riprenderemo. Cambierà il corso della partita? Probabilmente sì. È una grande cosa perdere una stock. Anderson può avere. Anche a livello mentale. La scelta. Tenta di prendere i due frame, credo, ma credo che non ce la fa. È stata secondo me una scelta un po' pesante. Sì. Non che avesse molte altre scelte. Beh, sì. Qui non posso... Purtroppo Ganondorf non ha molte scelte. E anche non si può far pick. È di sicuro parare un pick e Thunder e tutta altra storia. Yeah. Qui notiamo che Bazooka sta cercando di rientrare in partita. Cercando di trovare un'entrata con il GK Fire e con gli Zair. Un Becker. Ottima... che entra stranamente. Sì, sì.
un nerf, lo porta fuori. E ovviamente le mosse di Ganondorf sono di una potenza unica ed è ovvio che è un neutrale a quella percentuale, quella distanza possa sì, killare. Tutti i fattori hanno portato alla vittoria di Ganondorf. Okay. Attenzione, Anderson che sta rimontando. Non me l'aspettavo, devo essere sincero. Nemmeno quanto io adori Ganondorf come PC in sé, per la sua pastorizia, se definirlo in questa maniera, comunque per il suo essere ignorante. Sì, sì, in chat dicono brutta di AI. Sì, cattiveria. Sì, ovvio, ma non credo nemmeno che Bazooka si possa aver aspettato un neutral air così. Sì, si sta trovando seriamente in difficoltà. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Io mi aspettavo un match molto even in più realtà. Più a senso unico. Ti posso essere serio. Io sinceramente no, il matchup è brutto, però Anderson è un giocatore veramente di alto livello. Sì. Forse, cioè... Non mi ascoltare, ti sei spaccato. Vai, Anderson. Una mica importante. Ok. Esatto. Provi a cercare un side beat. Si nota che adesso sta giocando più... Più tranquillo, più safe, Lucas. Sì, vabbè, non è una situazione che può rischiare. Comunque può rischiare, è l'ultima stock, potrebbe andare in loser bracket, Bazook. Bazook, ricordiamo che ai tornei del nord ha soltanto vincite. Non ha... Vincite ignoranza. Sì, esatto. Anche in maniera comica. Sì, vediamo dei PK Fire che cercano di trovare l'entrata. Sempre, come al solito. Ovviamente con player non del suo livello, però c'è da fare. Sì, nonostante Lorex sia molto bravo, purtroppo sì. Bazook è uno il migliore ora come ora sì, del Nord Sardegna. Sì. Se non consideriamo Anderson del Nord Sardegna, nonostante sia della Gallura, ma abiti a Cagliari. Vabbè, sta nella nostra community. Sì, sì. Oh, una F-throw che cerca l'edge guard. Sta cercando sempre questi due frame, Lucas, ma non riesce mai a prendere il tempismo giusto. Forse diciamo dovrebbe... che forse Anderson è predictabile. Più che altro dovrebbe... Oh! Aveva cercato il side B, Anderson. Anderson nonostante fosse even, cerca sempre di... Già block up safe fire, questo è la strada. Esatto, nonostante ovviamente stia raccando dei danni importanti. Fa aumentare la range di gamba, forse la parte più problematica è quella. Non che abbia altre scelte, come già detto precedentemente. È l'unica strada per buttare giù. Da un bastone simile non ce la fa. Non è più in percentuale, assolutamente. Con la range di Lucas poi non era più in percentuale. Però quando la down throw non killa più, c'è l'altro di Lucas. Sì. E invece c'è ottimo, ci può essere un recupero dopo questa, sì, sì, dopo questa kill. Certo, potrebbe essere. Deve non farsi toccare. Deve cercare di giocare più safe possibile e non farsi toccare da Ganondorf. È hard ovviamente, sì. Abbiamo sempre su più. Ricordiamo anche che ora Ganondorf ha perso rage, perciò killare Lucas sarà... sempre 112 Lucas. Beh, certo. Viene fucilato dal tale Ganondorf. Ok, cerca il nair, continua. Guarda, definire questa partita sarebbe difficile come due persone con un fucile a pompa. Esatto. Cioè, PK Fire che fanno volare una persona. Vabbè. A me sembra più che... Ganondorf. Ganondorf, vabbè, che ti solleva a mignoli. non ci sono altre scelte. Anche se sinceramente vedo più la partita come un ragazzo con un fucile a pompa e invece un ragazzo adulto con più esperienza ma che in realtà ha soltanto un coltellino. Perché le armi che ha Lucas contro Gandor sono assolute. Giusto a catapieno. Sì. Boh. Avrà capito, forse avrà fatto il turnato. Boh. Può essere. Vediamo. Credo che sta giocando molto di più sicuro safe. Dopo il perdente, se ci faccio stare con quello che ne ha possibilità, verrà qui al commento. Ci faremo spiegare le sue. Esatto. Sono partite così tanto belle che secondo me ci starebbe una parte del commentario dedicata a tutti e due. Ultima al 100%. Non abbiamo più paura di niente. Esatto. Ci aspettiamo una partita meravigliosa. Ganondorf, come era prevedibile, va su Smashville. Anche per ovvi motivi. È sempre un ottimo. Cioè. Sì, credo che in questo matchup le distanze siano da... Che l'Island secondo me potrebbe essere Dipende. Ci sono molti fattori però. Esatto, però è anche Gandalf. Lucas è molto più aiutato, sì, fino a certi punti.
ricordarsi che anche che in realtà Bazooka ha problemi con la, con l'Ilat, come abbiamo visto in altri tornei. Ma no, cazzo, sbagliato il film. Sì, ho sbagliato il film. È forse il primo errore di tutta quanta. No, vabbè, ci sono stati altri errori, però diciamo che l'errore più grande che si è sentito. È quello perlomeno che ha notato un nabbo come me. Esatto. Se la mettiamo così sembra più carino. Già. Cacchio, don, colpito. Non me l'aspettavo. Anderson è un pochino in agitazione, come possiamo vedere, ma dovrebbe calmarsi. Beh, ricordiamo sempre quanto che sì. Un top 33 se non erro. Top 33 all'Icaro. Ci avviciniamo, se non erro, con il punteggio, ma non lo kill. Non lo kill assolutamente. Verso che percentuale dovrebbe uccidere? 150. Ma anche di meno, in realtà adesso una back roll a legge killa, una non killa più down throw su Apair, non so se chi, forse con la legge killa anche 60 throw. Poteva essere punito. Sì, però è difficile punire, soprattutto con questa, possiamo notare i player sono molto nervosi. Questa ansia, sì. Mettiamola. Sotto conto, mamma mia. Perché l'avevi. Il Bear c'è. Era un'ottima scelta su tutte e due. Ma che cazzo, Big Fire! Mamma mia, il calcio! Il calcio è la taunt. Buttate la prima stock da parte di Gandalf. Buttate la si resetta di nuovo la partita. Esatto. Hype, solo hype. Potevano uscirti cose da YouTube. Che paura. Ignoranza, no! Sbaglia il jablock. Hanno sentito, ma che cazzo di che fai da parte dei nostri player. È una partita molto molto sudata da tutte le parti. Sì, penso che non sia seguita solamente dalla community di Twitch, ma anche da tipo tutti i nostri player. Se adesso tipo ti giri un attimino, vedrai la situazione. Mamma mia. C'è tipo un sacco d'ansia. Ricordiamo che ora abbiamo un netto vantaggio da parte di Lucas. Sì. Ma ricordiamoci sempre che il Ganon Side è un'opzione. Sì, Ganondorf è un'opzione. Down Drop Pair non killa, non killa ancora. Vediamo. Vai Elicio! Elicio vince! Elicio vince, attenzione! Un pop off che mi dispiace. Bellissima partita! Mostrare. Io non ho parole! Nessuna parola, un chiamiamo? Due meritatissimo. Bazooka Anderson! Vorrei chiamare uno dei tuoi ragazzi del commento. Vi lascio a altri commenti. Bazooka, vuoi venire a parlarci della partita?